come dicevo poc'anzi, insomma, con chi parlavo, questa è una tre giorni di, che unisce i motori, il mondo dei motori, a quello che è il mondo della solidarietà e della sicurezza. Ieri abbiamo ospitato oltre un centinaio di ragazzi disabili che sono venuti qui per mototerapia, autoterapia e pet therapy, e devo dire che è stata una grande soddisfazione per loro e anche per noi poterli ospitare qui. Ringrazio i tanti piloti che si sono messi a disposizione ieri, come quelli che si mettono a disposizione oggi. Oggi parliamo di sicurezza, per sicurezza dei nostri ragazzi, sono qui infatti i ragazzi di tanti istituti superiori, e questo è un messaggio importante che vogliamo dare. Purtroppo questo è un tema che vediamo nelle cronache spesso e volentieri di tutti i giorni, e noi speriamo con questa giornata di arrivare ancora più vicino ai ragazzi e far capire loro che è importante guidare in sicurezza. Quindi oggi è una giornata istruttiva per il futuro dei nostri ragazzi, perché sappiano guidare con criterio e responsabilità. Ed eccoci con Alvaro Del Farra, qui tra una pausa e l'altra. Motociclisti si sono esibiti ieri sera, ma ci sarà spettacolo intorno alle 11.30 e poi nella serata ugualmente. Hai un team che ha destato lo scalpore perché talmente bravi e talmente giovani, ma anche tu lo sei. Beh, sicuramente sì, sono l'unico, diciamo, un po' a coltivare i giovani, appunto ho una scuola, io a Belluno, una scuola di salto, sono l'unico ad averla in Italia dove chi fa motocross e chi fa poi ovviamente freestyle si avvicina, ma la cosa bella è proprio chi, le famiglie, i bambini che vengono da me, perché appunto i genitori vogliono che i figli imparino la tecnica del salto in maniera sicura, perché fa parte, è la cosa fondamentale del motocross ovviamente, e quindi è un accorgimento molto importante, quindi tecnica. Poi lo chiamo coaching perché c'è un percorso molto più ampio, non è solo come si va in moto ma come anche ci si prepara prima di andare in moto. Qui sei a bordo di una moto elettrica, perché quando ti ho visto ho detto mamma mia, non fa nessun rumore questo. Infatti questa è una moto Talaria, è una moto paragonabile a un cinquantino, diciamo, sono anche targate. Quindi anche per i ragazzi che vogliono avvicinarsi alle due ruote e magari essere più ecosostenibili, è sicuramente un mezzo molto interessante, molto divertente. Ma soprattutto io le utilizzo proprio nel sociale, quando entro negli ospedali, quando vado a trovare i bambini in ospedale, quindi nei luoghi interni, o anche quando faccio i meeting e le attività nelle scuole, perché appunto posso fare qualche piccola evoluzione o portare i ragazzi in moto anche negli ambienti interni. Una cosa è andare in pista e una cosa è andare per strada, e queste sono le cose fondamentali. Sì, assolutamente, io poi mi sento sempre molto giovane, mi sembra di ricordare gli anni in cui ero neopatentato come se fosse ieri, e quindi mi ricordo veramente bene quando uno prende la patente, l'entusiasmo che ha finalmente di guidare la macchina, e però in realtà bisogna veramente saper fare una grande differenza tra il mezzo di trasporto che ti porta dal punto A al punto B e invece l'automobile, che magari ti può anche far divertire, o il go-kart in pista, e quindi lo sport dell'automobile è uno sport che amo tantissimo, ma non va mischiato a quando si deve spostare per strada, perché sennò i rischi sono rischi che non sono calcolabili per se stessi, per gli altri. Oltre che essere stato, perché non corri più, un corridore professionista, però vai in moto e vai in auto, quindi centrato. Sì, io copro un po' tutti i settori, vado a piedi, vado in bici, vado in moto, vado in macchina, quindi la strada ormai ci vivo praticamente. È una strada pericolosa, lo hai sostenuto? Sì, è pericolosa, e io l'ho sempre un po' vissuta da anello debole del settore, e quindi soprattutto ultimamente c'è molta più
distrazione un po' portata anche dalla società che adesso, che bisogna correre a tutti i costi e guai se si rallenta, ecco. Ma sei uno di quelli che si arrabbia con un gruppo di ciclisti che magari stanno in mezzo, oppure no, da ex ciclista? Beh, da ex ciclista sì, perché adesso, soprattutto adesso, vado un po' più per strada e vado anche in moto soprattutto, e quindi non nego che a volte ci sono quei grupponi che potrebbero dar fastidio. È anche vero che tanti non sanno, ma c'è il codice 182, l'articolo 182 del codice della strada, che dice che sulle strade urbane per file non massimo di due si può andare, quindi per due si potrebbe andare. Io da professionista, che con magari avendo un po' più abilità in bici si correva credo meglio del classico amatore, quando eravamo in gruppi maggiori di 4 ci si metteva per due, non tanto per rompere le balle, ma anzi per agevolare il sorpasso, perché una bici che è più o meno lunga 2 metri, se fai 10 colori in fila, fate voi i calcoli, per due siamo alla metà e quindi diventiamo poco più di un trattore da superare. È stata una, diciamo, novità questa di Godega, perché avete un po' cambiato quello che eravamo abituati a vedere di questo evento benefico. Sì, esatto, buongiorno a tutti. È stata una novità perché la richiesta di questi eventi era tanta da parte della gente, da parte dei giovani, quindi in un ambiente del genere era l'ideale per poter poi creare questo progetto, che quindi è un progetto a scopo benefico, quindi la raccolta andrà devoluta ai disabili per fare una settimana sulla neve nel mese di gennaio, e abbiamo legato motori, guida sicura, mototerapia, quindi sono 3 giornate intense, molto intense, con un grande staff e tanti sponsor. Siamo riusciti appunto a mettere insieme questo progetto e far vivere delle giornate sia ai ragazzi fortunati e meno, e poi alla sera alle persone un momento di svago e di relax, insomma, ecco. Lo ha sottolineato anche Luca Filippi, ospite per il secondo anno, è una manifestazione importante perché, proprio come dicevi te, offre un sorriso particolare, insomma. Sì, no, esatto, sta prendendo una piega che è quella che noi volevamo, quindi quella di vedere le famiglie rilassate, di vedere i giovani interessati, di vedere anche chi purtroppo magari tante volte viene messo in secondo piano, messo al centro dell'attenzione e reso protagonista. No, lavoro non ne manca, fortunatamente dobbiamo ringraziare tantissimo lo staff, tanti amici e tutti i volontari che ci hanno dato una mano, quello è senza ombra di dubbio fondamentale, sì. Grazie a voi.